bellas niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita. Quedó así, sentado a la orilla del mar y las manos llenas de perlas, su lenta frente y en la sonrisa, blanca orquídea, alma de paloma y la alegría, su canas con celos, su canta esperanza, su canto es remedio. Che vi collegate, ciao Elisa, ciao Elisa, ciao, aspettate che vi leggo. Gian Banco, buona Jennifer, Massimiliano, grazie Massimiliano Rosolino, un beso, Dio mio. Emanuele, fumi tu? No, non fumo, non fumo, ho provato a fumare una volta per un set, ma non fumo. Allora, ci siamo. Io intanto aspetto che vi collegate. Benvenuti sempre al consueto appuntamento di Corona Miss. Adoro questa canzone, versione ovviamente cantata da Giusy Ferreri. Ho detto bene? Sì, Giusy Ferreri, della grandissima Ferri. Anch'io, anche la tua lampada. Ah, che lampada, quale? Ecco, il ring light, ce l'abbiamo un po' tutti. Allora, ci siamo. La grande Ferri, ragazzi, grandissima artista romana che io personalmente adoro. Grazie Antonio Ruopolo per il bellissimo messaggio che mi hai mandato, grazie. Allora, appuntamento con Corona Miss, vediamo se la nostra ospite è già collegata. E oggi insomma ci siamo collegati di domenica perché la nostra ospite poteva domani, però domani ci saranno altri colleghi. '58, prenotato gli aerei per Marsala? No, ancora niente. Devo aspettare, perché dovete sapere, perché ancora non è chiaro, forse dal 1° luglio anzi, me lo dite magari voi che siete più, seguite più insomma le notizie. Io dovrei sì venire in Italia, però voglio capire la questione quarantena, qual era le restrizioni che ci sono ancora, soprattutto per quelle persone che provengono dai paesi extra europei. Guarda, Caterina Murino, io l'ho contattata, ho contattato Caterina Murino, Anna Sanfroncic, Roberta Morise, veramente tantissime ho contattato, alcune e per vari motivi, capisco, dicono che non vogliono parlare più di Miss Italia, e altri magari perché insomma avevano da fare, però credetemi, ho contattato diverse, anche Francesca Chillemi, la Chiabotto, comunque ci saranno altre novità, ci saranno altre sorprese. Intanto la nostra ospite è già collegata, perché lei è una tipa precisa, precisissima, però è precisa, però c'è una nota dolente in me, perché è stata bocciata, pensate voi, alle prime superiori, e lei questo non se lo perdona. È puntuale, non è mai una ritardataria, anzi odia le persone che arrivano in ritardo. È stata Miss Italia, ed è Miss Italia per sempre, la seconda Miss Italia del Trentino Alto Adige. Signori e signori, lo dico nella vediamo un attimo nella lingua. Monsieur Fraulein Italienne Alice Rachele Arlang è con noi, Miss Italia 2017. Vediamo se si collega. Eccola! Ciao a tutti. Ciao. Alice, come stai? Bene. Come stai tu? Bene, io sto bene, grazie. Sì. Tutto a posto. Grazie di aver accettato nella tua rubrica. Ah, oh, grazie. Io cerco, è un work in progress sempre, non è sempre semplice, però io ti ringrazio veramente di aver accettato il mio invito, il nostro invito, anche delle persone che mi hanno mandato i messaggi, quando ci sarà, che orario, Alice. Quindi siamo qua. Grazie. Allora, dove ti trovi? Ti trovi in Trentino? Ti trovi in giro per lavoro? Come stai? No, sono in Trentino, domani parto, vado via per lavoro, ed è per questo che abbiamo dovuto anticipare la nostra diretta. L'ho detto.
Certo, certo. Però no, sono a casa, sono qua tranquilla dall'inizio della quarantena, quindi ormai sono qua da 4 mesi, 5 mesi e non vedo l'ora sinceramente di partire, andare un po' fuori perché mi manca proprio viaggiare. Viaggiare. E domani sarebbe il tuo primo viaggio dopo il lockdown o diciamo fuori? Praticamente o già sì, non è un vero e proprio viaggio perché andrò in Alto Adige a fare un lavoro, quindi rimango sempre nella regione, però sì, sarà un mini viaggio, dai, diciamo così. Vabbè, un successo. Meglio però, niente. Perché di questi tempi spostarsi diventa quasi una vittoria, no? Una meta. Allora, sei bellissima, come sempre ci siamo viste a Miss Italia 80 e è stato bello, ecco, ritrovare tutte le miss storiche. Ecco, come ti sei sentita proprio perché ritrovare le miss storiche, ovvero le miss vintage, unirle con quelle, diciamo, nuove, di nuova generazione, tipo appunto te, la Rachele, Alice, le ultime anche, come è stato questo... quest'unione, come l'hai sentita, come l'hai vissuto? Beh, è stato molto emozionante anche perché, vabbè, per esempio Rachele l'avevo già incontrato, ovviamente mi aveva passato la corona, quindi l'avevo già conosciuta. Certo. E anche Alice avevo avuto modo di incontrarla, Giulia, Rena, però poi sai, molte miss invece degli anni precedenti non avevo mai avuto modo di incontrarle, quindi è stato bello perché ho avuto proprio l'occasione di incontrare tutte le miss che erano state prima di me, ovviamente donne bellissime, ma anche di carriera, quindi è stata un'emozione, ho avuto modo di incontrare anche te, che ci siamo conosciute lì alla postazione Trucco. Trucco, dovete sapere, vabbè lei è stupenda, però postazione Trucco... perché il backstage di Miss Italia non è veramente un qualcosa di super emozionante. Essere truccate poi da questi esperti, professionisti, anzi salutiamo Carmella, Antonio e tutto il suo staff, e nel backstage sentire quella tensione, non so, tu l'hai sentita quella tensione, mentre noi eravamo sedute a truccarci, tutte le ragazze in preparazione, come l'hai sentita quell'emozione lì mentre noi stavamo invece a rilassarci, a truccarci, mentre le altre dovevano uscire, in questo caso Carolina Stramare che poi ha vinto la preparazione per poi uscire in scena? Beh, era un po' rivivere insomma le emozioni che avevo passato io 2 anni prima, perché mi ricordo che la serata in cui poi sono stata eletta io ero terrorizzata da salire sul palco e mi ricordo c'è questa scena che rimarrà per sempre nei miei ricordi, ora rido, in quel momento no. Però c'ero io seduta alla postazione Trucco e Parrucco che piangevo perché non volevo salire sul palco e a fianco a me c'era Rachele che piangeva perché avrebbe dovuto lasciare la corona. Quindi stavamo piangendo entrambe e alla fine poi diciamo si è conclusa bene, però quel momento per me è stato veramente... avevo talmente tanta ansia, paura di essere in diretta comunque su un palcoscenico così importante... Certo. Che quindi mi sono lasciata prendere dalle emozioni. Poi diciamo che l'anno dopo già è stato meglio perché ero agitata, però comunque ero la miss in carica, quindi mi sentivo più tranquilla, l'avevo già vissuta, e invece quest'anno, cioè l'anno scorso a Miss Italia 80 è stato, diciamo, mi sono sentita un po' come, sai, una sorella maggiore per le nuove ragazze, che comunque certo. Stavano vivendo le emozioni che avevo già vissuto, per cui potevo tranquillamente capirle. E quindi le comprendevo il loro stato d'animo e mi facevano da una parte anche tenerezza, perché poi in realtà quando sei sul palco dimentichi quello che è il contesto, dimentichi che sei in diretta televisiva, semplicemente ti vivi la diretta, però prima di salire sul palco hai talmente tanta tensione che in molti casi, come nel mio, le emozioni giocano un brutto scherzo. Lo so, tu sei una ragazza che si emoziona, anzi salutiamo tuo fratello, se non sbaglio, Andrea, no? Sì, Andrea, salutiamolo che stai seguendo, mi raccomando. Ma dai, che bravo, qualche commento. Silviettina 26, la semplicità e la dolcezza disarmanti di Alice. Guarda, ecco, grazie. Vedi, arrivano tutti i complimenti. Però grazie, la parola, grazie, continuate, mi raccomando, se volete fare qualche domanda, mi raccomando, scrivete qua. La parola terrore o comunque paura, che poi è forte come parola, ho visto anche che tu l'hai portata in diverse, no, dinamiche, anche proprio quando agli inizi, la tua prima selezione che è venuta il 12 luglio del 2017,
dove Sonia, Sonia, in qualche maniera, perché tu al concorso ti sei avvicinato pian pianino, step by step, perché avevi anche un'idea un po', no? Oddio, sfilare in costume, la ragazza bella, non balla, c'è cioè un'opinione un po'. Cioè, ci hai pensato un po' a partecipare a Miss Ci Italia, è ho pensato vero? tanto, Però Sonia, che salutiamo, della responsabile del Trentino-Alto Adige, alla fine ce l'ha Sì, fatta. ciao. E quindi la parola però nel 12 luglio del 2017 tu, la tua prima selezione è stata anche lì, tu la descrivi con un po', no? Un po' di paura, è vero questo? Sì, perché avrei dovuto. Allora, partiamo dal presupposto che io non ho mai pensato di partecipare a Miss Italia. Partiamo dal presupposto che io i tacchi li mettevo per andare in discoteca quelle 2 o 3 ore e poi appena uscivo me li toglievo, quindi non ero abituata a camminare, figuriamoci a ballare sui tacchi. E io arrivo alla prima selezione e ci fanno imparare la coreografia per il balletto iniziale sui Certo. tacchi. Io ero terrorizzata, ho detto, ma io non ce la posso fare a ballare, non so neanche stare in piedi sui tacchi. E invece poi, devo dire, è andata bene anche quella volta lì. In realtà da Miss Italia ho imparato una cosa importante, che era il mio punto debole inizialmente, quello di buttarsi nelle situazioni, di provarci, poi come va, ma comunque ci devi provare. Invece prima ero molto più, diciamo, restia, mi facevo mille paranoie, per cui dicevo no, quella cosa non la so fare, non sono a mio agio e per cui non la faccio. Invece adesso, Certo. anche se magari non sono a mio agio, ci provo, poi se va bene, bene, se va male, ho imparato per la volta successiva. E infatti poi io ho sempre fatto schifo a ballare sui tacchi, a prescindere, però almeno lo facevo, ecco. L'hai fatto perché tu sei una precisa delle cose, anche se ti butti, perché tu hai detto anche che, e anche tua madre ha detto che questo concorso in qualche maniera ti ha fortificato tantissimo il tuo carattere, cioè ti ha resa, no, a trovare una forza in te che magari prima avevi ma che non sapevi di averla. Quindi Esatto. questo è stato molto importante. E questo hai detto grazie a te, sicuramente grazie alle situazioni, ma grazie anche al tuo attuale, sempre storico amore. Sì, cioè lui mi è stato Ok. vicino tutto il pre-Miss Italia, tutto il durante Miss Italia e anche adesso, quindi sicuramente è una parte fondamentale della mia vita che mi ha dato molto sostegno, soprattutto nel periodo di Miss Italia, che tu puoi immaginare è un periodo molto frenetico dove sei sempre in giro, quindi hai bisogno di avere una figura, qualcuno che è sempre pronto a confortarti, a rassicurarti, anche a incentivarti a fare insomma il tuo percorso. E io devo dire che con Andrea ho trovato questa persona, quindi mi è sempre stato a fianco e sono contenta di averlo nella mia vita, ecco. Bene, quindi c'hai due Andrea nella tua vita che bene o male ti Sì. proteggono sempre. Mio fratello e mio ragazzo, E tutti e tuo due Andrea. ragazzo, Sì. pugliese, salutiamo tutti gli amici pugliesi della Puglia, Sì, vi assolutamente. verrò a trovare quest'estate, non vedo l'ora. Aspettate Alice. Allora, tu hai vinto il titolo di Miss Italia dopo, ovviamente, sei la seconda per il Trentino Alto Adige, perché nel 2006 l'aveva vinto Claudia Andreatti. Com'è riportare una corona così importante in una regione così, insomma, regione autonoma come il Trentino-Alto Adige, riportarla in una realtà totalmente diversa, perché Claudia era Trento, una pergine comunque un po' più grande come città e come dimensione, come no? Invece la tua realtà era Arlanca, che è il paesino da dove provieni, dove hai anche il tuo cognome. Riportare questa corona a questo piccolo paese che è diventato, no, conosciuto in tutta Italia ormai. Sì, è diventato quasi più conosciuto il paese di me, perché molte volte andavo agli eventi, no, giuro, andavo agli eventi e dicevano: "Ah, ma lei è la Miss che viene da quel paesino sperduto". Quindi il paese è diventato, cioè, famosissimo, proprio famoso in una maniera allucinante. Però devo dire che, allora, proprio per, diciamo, le mie origini, no? Non pensavo di riuscire poi a vincere proprio grazie al televoto, quindi grazie alla fine a tutta l'Italia, ma anche alla mia regione che mi ha votata e mi ha sostenuta, e ai miei compaesani. Quindi quando sono poi tornata dopo la vittoria a casa,
avevo lasciato una valle con poche persone, con poche anime. Sono tornata e mi ha accolto una folla allucinante di gente, ma c'era veramente tantissima, ma tantissima gente. Io sono rimasta stupita, ovviamente in positivo, perché non mi aspettavo tutta questa affluenza. Perché tu immaginati un paese piccolissimo in cui solitamente quando va bene vedi passare due persone, ecco, ma quando va bene. Io arrivo dopo essere stata in giro per interviste, ero a Milano, quindi ero stata 10 giorni prima di tornare a casa Ah, in 10 giorni, giro per quindi non fare. sei tornata subito. No, sono tornata dopo un po' e arrivo e mi trovo questa folla che sta aspettando me, tutti Sì. felici con la musica, ballare, cantare. Cioè, è stata un'emozione bellissima. Penso che comunque abbia anche, insomma, dimostrato un po' quello che è lo spirito di una comunità piccola, perché magari in una città si festeggi, però non conosci direttamente quella persona. Invece qui, alla Certo. fine, tutti mi conoscevano in un modo o nell'altro, e quindi erano lì per partecipare alla festa. Ed è stato veramente, veramente bello poi tornare a casa, un po' perché mi mancava la mia famiglia dopo un mese che non la Salutiamo vedevo. Irene, dov'è? Ma Irene, Silvano sono da quelle parti, che Sì. oltretutto Irene ha un B&B, ragazzi, se avete progetti per quest'estate fate un salto da Venite in quelle zone. Vallassa, esatto. Ma guarda, i Allora, miei guarda, sono a farsi una vacanza. Te Antor 11:47, Alice è una delle migliori miss della storia. troppo gentile, grazie, non penso, però grazie. Le Miss d'Italia belle degli ultimi 10 anni, grazie Andrea Bonadì. Una delle Miss Italia mie preferite, e Grazie Giulia a tutti. P96 rispondi perché giustamente ci sono i followers Grazie, che Giulia. seguono Miss Italia, perché il ritorno alle celebrazioni non è sempre un momento, è molto emozionante perché me lo ricordo anch'io, e soprattutto nel caso tuo penso ancora di più come ce l'hai raccontato. Proprio perché trovi un'unione delle persone che conosci, un amore di sostegno e Esatto. soprattutto non so se ti è capitato, io mi ricordo bene che tu sei arrivato con un mezzo particolare, quello del Vigile del Fuoco, perché la nostra Alice ha fatto il volontariato, se non sbaglio, del Vigile del Fuoco ai 18 anni, possibile, quando eri ragazzina o mi sbaglio? Fino ai 18 anni, Fino ai sì. 18 anni, ecco, quindi sei arrivata, no, la solita, no, per ricordare, anzi salutiamo l'Arma dei Vigili del Fuoco per avere, no, questo particolare, soprattutto questo legame che tu hai avuto da piccola, grazie a tua mamma, a tuo papà, a quanto ho Sì, capito, a mio papà. a tuo papà, che hai fatto per diversi anni la volontaria ai Vigili del Fuoco. Ma scusa. Per fare la volontaria ai Vigili del Fuoco, quali sono le richieste, le procedure per fare il volontariato, se te le ricordi? Allora, fai conto che io ero minorenne, quindi tu entri a far parte dei Vigili del Fuoco come allievo. Ok. Quindi impari quelle che sono, diciamo, le tecniche per poi in futuro, se vorrai, entrare a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco vero e proprio. Io ho cominciato, diciamo, ho preso parte ai Vigili del Fuoco perché mio fratello è innamorato, cioè proprio è una professione che lui adora, e Ah. appena compiuto 10 anni, piccolissimo, lui è entrato nei Vigili del Fuoco. E siccome, sai, qui non è che ci fosse tanto da fare, eravamo una comunità, cioè una valle molto piccola, ho detto vabbè, partecipiamo, almeno, sai, a un momento in cui tu vai in giro, ti fai delle esperienze, comunque è modo di stare un po' fuori da casa, impari qualcosa di nuovo, era Certo. un'occasione. E quindi insieme a una mia amica abbiamo deciso di entrare nel corpo di Vallarsa, dei Vigili del Fuoco. E quindi poi abbiamo cominciato ad andare in giro, facevamo tutte le manovre, per cui Ecco, ti ricordi una scale, cosa posso. teorica, no? Perché si parla del teorico e poi del pratico. Tu hai fatto sia teoria che Sì. pratico. Qual è una cosa teorica che fanno fare durante, Non diciamo, c'è tanto la volontariato? distinzione teoria e pratica, nel senso io mi ricordo che facevamo queste dimostrazioni, tra virgolette, per cui, non lo so, per esempio, era più una cosa scenografica, mettiamola così, No, sono curiosa, scusa, dovevamo. che io. No, tranquilla. Dovevamo entrare in scena, tra virgolette, con queste scale, le corde, montare la scala
5-6 metri, una persona, sempre un ragazzo della nostra età, quindi piccolo, saliva fino in cima alla scala, faceva questa... cioè faceva il saluto alle autorità, poi riscendeva, smontavamo tutto, ma nel giro di pochi minuti, e si usciva. E questa, diciamo, era una parte più scenografica. Altrimenti ci insegnavano come, tipo, tirare le manichette, per cui poi spegnere gli incendi, queste cose qui. Però non c'erano delle vere e proprie lezioni teoriche, perché quelle poi si fanno nel momento in cui decidi di entrare a far parte del corpo effettivo. Certo, certo, quindi il tuo fratello sicuramente sarà super preparato. Giulia P96 chiede: preferisci essere chiamata Alice o Rachele? Ma il mio primo nome è Alice, quindi io sono sempre stata chiamata Alice. Poi c'è chi mi chiama Alice Rachele e vabbè, quando mi chiamano Rachele basta, faccio un attimo fatica a girarmi perché non sono molto abituata. Però dopo Miss Italia, soprattutto... essendo venuta dopo Rachele, certo, ho preso l'abitudine a girarmi anche quando mi chiamavano solo Rachele. Però solitamente Alice è il mio primo nome, per cui tutti mi chiamano così. Beh, perché è stato anche tante particolarità, perché avevi due nomi delle ex Miss precedenti, sì. Quindi... E invece le selezioni provinciali, regionali, tu come le hai vissute? Sempre dopo che hai affrontato la prima, no? Poi hai vinto Miss Trentino Alto Adige, poi... Insomma, hai vinto un sacco di fasce prima di arrivare a Miss Italia, perché proprio la fascia finale di Miss Italia, però tu hai vinto Miss Dive Donna, Miss Miluna, e anche a livello regionale veramente tantissime. Ed ti vedevo in tutte queste vincite, molta, sì, molta anche decisione, molta, è vero, un po' di paura, ma anche molto serena e tranquilla. È vero o era una maschera? Ma guarda, allora forse tu hai visto le foto, per cui dopo la serata, quando ormai la tensione era scesa, io riuscivo a rilassarmi un pochino, perché se mi avessi vista magari prima della serata non ero proprio così, così tranquilla. Io sì, ho fatto un sacco di selezioni e dove ho fortunatamente anche vinto, ma perché appunto io non ero abituata a questo mondo, a tutto quello che erano le sfilate. Quindi ho dovuto fare molta pratica. Quindi secondo te le pratiche ti è servito? Cioè nel senso dice la sfilata, il camminare? Sì, ma non solo per camminare, anche per avere maggior sicurezza. Perché comunque la prima volta ero agitata, sono andata e è andata bene. Però poi devi coltivare un po' la sicurezza di camminare sui tacchi, ma non solo, tipo anche parlare davanti a un pubblico e... sfilare. E quindi man mano che andavo avanti, facevo insomma tutte le selezioni, acquisivo pian piano più sicurezza, per cui sono cambiata anche a partire da lì. Certo, e beh, anche perché essere davanti al pubblico per diverse volte, prima o poi qualcosa succede. La cosa interessante, come hai detto tu prima, ti sei sempre, avevi timore, però ti sei sempre, diciamo, lanciata, quindi non ti sei mai tirata indietro. Questo è molto importante. Proprio lanciata. Prima di conoscere la Miss, c'è una parte molto importante che tu hai studiato, e non so se hai ancora finito l'università, hai finito l'università, gli studi? No, sto finendo, sono l'ultimo anno. Ultimo anno, giurisprudenza, perché tu poi nella tua dichiarazione di presentazione di Miss Italia, tu dicevi giurisprudenza e voglio diventare o avvocato o magistrato o comunque difendere... magistrato non l'ho mai detto, però è uscita molte volte questa cosa che ho detto di voler essere togliamo magistrato, va bene, però, comunque avvocato per difendere comunque le diritti civili o le persone insomma in difficoltà. Ecco, questo perché tu sei un'appassionata di crime, delle cose un po', no? Il crime da piccola guardavi, o comunque quando eri un po' più giovincella, a parte che sei giovanissima, e sei insomma appassionata, non solo per questo, ma dicelo tu, ha un altro motivo, per quale motivo stai studiando giurisprudenza e ovviamente vuoi diventare avvocato, ma è legato a quale cosa in particolare? Allora, diciamo che io quando ho partecipato a Miss Italia era al secondo anno di università, certo. Quindi avevo
una mia idea, che era appunto quella della tutela dei diritti delle minoranze, Certo. che ti dico, mi è rimasta ovviamente, però andando avanti, comunque studiando ambiti diversi, ho, diciamo, scoperto una passione che si ricollega pur sempre a quello della tutela delle minoranze, più o meno, però è quella del diritto del lavoro. Mi piace molto e quindi in un futuro mi piacerebbe poi specializzarmi per quanto riguarda la tutela appunto dei lavoratori, dei diritti dei lavoratori, che molto spesso sono, diciamo, messi in secondo piano, se non proprio non considerati. Quindi questo mi piacerebbe in un futuro fare. Per quanto riguarda tutta la parte di crime, eccetera, io sono un'appassionata di tutte quelle serie, tipo CSI, Law and Order. Io ogni sera prima di andare a dormire guardo Law and Order, ma Ah, proprio prima di andare a dormire, cioè proprio. sì, io proprio non mi addormento altrimenti. No, c'è gente che fa l'opposto, io non riuscirei. O ci È sono quello anche i che faccio. file, c'è un programma americano che fa vedere i crimini, il file, no? Quello che narra, adesso non mi Sì. ricordo, però lo danno, no? Vedi che A me tostissimo. Però, cioè, proprio piace, guarda. Praticamente una ninna nanna, in poche parole. sì, ma è strano, sono la prima a dirlo, però proprio io vado a dormire, mi accendo la televisione, mi guardo quell'episodio e mi addormento tranquilla, quindi è proprio una ninna nanna. Bello, bello. Ah, com'è stato, che è successo, crime, com'è stato. Lei si rilassa. E beh, ognuno ha la particolarità, però, beh, qua devo dire, secondo te, beh, ultimamente anche in Italia il crime, purtroppo per dovere di cronaca, ultimamente è aumentato tantissimo, proprio nella realtà, non nella fiction, perché qua poi io sono negli Stati Uniti, ci sono queste realtà, però vengono molto anche narrate, quindi romanzate, quindi. Order, CSI, ci sono tante serie. Invece in Italia purtroppo, insomma, tu sai che tante dimensioni, non, tante realtà per quello che riguarda la violenza contro le donne. E, ecco, cosa ne pensi? Anche oltretutto perché Patrizia Milignani, oltretutto è della tua regione, Trento, Trentina, che Patrizia Milignani ti ama alla follia perché giustamente viene dalla tua regione e ha definito che lei è una miss perfetta, precisa. Wow. Eh sì, eh. Mi fa molto piacere questo, è un grande onore. Ecco, se tu dovessi, perché io vedo che ci sono tante fiction legate magari alla storia, non so se tu le segui, oltretutto tu hai partecipato a una fiction molto seguita che è Don Matteo, che tratta il crime, ma non è proprio Maniera leggera, leggera. proprio. Secondo te un crime valido italiano, quale potrebbe essere o un'idea di crime, visto tutte le situazioni che sono, insomma, stanno succedendo, a parte il discorso coronavirus, ma prima del coronavirus, che idea avresti o quale secondo te, perché adesso io non sto vedendo la televisione italiana, potrebbe essere quella che secondo te racconta quell'argomento che secondo te che tu fai, che ti piace? Allora, io non seguo tanto la televisione, cioè a parte prima di andare a dormire, durante il giorno non ho modo di guardare la televisione, quindi se esistono programmi in tal senso io al momento non li conosco, però secondo me un programma che servirebbe insomma, in televisione è proprio quello che tratta, come hai citato tu prima, diciamo, le violenze fatte sulle donne, perché comunque. Se prima non se ne parlava, adesso fortunatamente se ne parla sempre di più. E comunque avere uno spazio in cui si dà sicurezza a delle persone che comunque sono deboli, sono indifese, magari si trovano in una situazione in cui non sanno come comportarsi, non sanno neanche come uscirne, non sanno a chi chiedere aiuto, magari avendo uno spazio in televisione in cui si può ricercare aiuto, permetterebbe di superare pian piano, perché ovviamente è un ambito molto delicato, una Certo. questione molto delicata, però superare quello che è un problema che attualmente è molto pesante nel nostro paese, ma in realtà ovunque nel Ovunque. mondo. Certo. No, sarebbe interessante anche perché ti devo dire la verità, qua in Stati Uniti è nudo e crudo, nel senso anche Dottor Oz ha fatto una sezione, non so, Dottor Oz che
parlava solo di salute, dell'alimentazione, poi ha fatto una versione sua del crime, di come, però è un argomento delicato, però parliamo, speriamo insomma che ci possano essere delle idee anche nei canali non necessariamente pubblici o private, ma comunque in altre reti dove si possa parlare veramente, approfondire questo argomento. E Alice, tu sei castana, tutti hanno detto, ma io sei bionda, no, tu, ecco, guardate la bellezza, lei è castana, orgogliosa ma... di essere castana. Oh, quando ho fatto Miss Italia avevo diciamo lo chatouche sui capelli, quindi ero più bionda effettivamente. Poi in realtà ho detto, ma voglio tornare al mio colore, quindi pian piano sto tornando al mio colore. Cioè, insomma, questo è il mio colore di capelli naturale. Che stai però benissimo. Sì, non sono bionda, sono più castana che bionda. È castana, ragazzi, però devo dire che il biondo ti ha portato anche molta fortuna, perché... Sì, assolutamente. Anche nelle selezioni provinciali o regionali sei sempre stata bionda, quindi non hai avuto cambiamento, è stato dopo. Mi chiedono qua, perché tu poi hai fatto un test, diciamo, la tua prova speed test a Miss Italia è stata con Nino Frassica. Sì. E qua mi chiede il mio amico Roberto Passero, ti serve ancora un maestro di sci, Alice? Perché io mi ricordo proprio, ciao Emilia Clemente, che saluto una mia amica, scusami che approfitto, tu hai fatto la prova di insegnare, diciamo, di insegnare a Nino Frassica come sciare, perché tu sei una super sportiva, a parte lo sci, sei un'appassionata di nuoto, giusto? Sì, è lo sport che ho praticato fin da piccola, diciamo che ho fatto tanti sport, ma poi quello che proprio mi ha fatto innamorare, mettiamola così, è il nuoto. Adesso purtroppo sono anni che non entro più in una piscina, però ed è infatti un caso, proprio ieri stavo pensando di tornare a nuotare, quindi vedi? A maggior ragione tornerò. Bene, spero che Corona Miss qualcosa ti dia uno stimolo di tornare in acqua, andrò per forza. Perché tu hai dichiarato proprio perché in acqua ti senti te stessa. Cioè ti senti nel tuo ambiente naturale, anche se sei nata in montagna. Ma è proprio questo secondo me il punto, che io sono nata in montagna, ho sempre vissuto in montagna, però amo il mare. Io proprio quando arrivo al mare, quando arriva l'estate, io non vedo l'ora di andare al mare e proprio starei in acqua tutto il tempo, perché sento proprio che mi rilasso, tutte le preoccupazioni, lo stress vanno via in un secondo, e questo mi succedeva anche quando andavo in piscina. Quando andavo a nuotare, io stavo in acqua un'ora e mezza, uscivo ed ero completamente rigenerata, proprio un'altra persona. Eh sì, io non pratico, no, però effettivamente dopo che si fa una bella nuotata ci si rigenera totalmente, esatto. Veramente, poi fa benissimo per noi donne, insomma, tensione idrica, cose varie, piccoli segreti. Esatto, non esatto. sarà il tuo caso, però. E qual è la tua specialità in questo caso? Nuoto libero o hai un particolare qualcosa che sei, non so, più pratica nel fare una specialità tipo rana all'indietro? No, io stile era stile? Diciamo, il mio preferito, sì, ed ero anche bravina, devo dire. Quale stile? Scusami, non ho sentito. Cosa? Quale stile? Non ho sentito. Stile libero. È stile libero, ok. Stile libero, sì. E poi mi piaceva anche tantissimo fare apnea, quindi magari farmi una vasca tutta in apnea, anche per provare a me stessa se ce la facevo o meno, no? Quindi ero proprio, mi piaceva proprio stare sott'acqua e venire su solo all'ultimo. Ah, però. Poi purtroppo basta, non ho più fatto niente. Ma tu hai preso il brevetto tipo da dive, da sub, per questo? No, no, no. Ok. No, semplicemente durante gli allenamenti ci facevano fare anche delle vasche in apnea, così, per fare allenamento appunto, non per una ragione specifica. No, no, perché ho sentito una tua collega Daniela Ferolla, che lei proprio ce l'ha per andare, quindi chiedevo, visto che ti piace tanto l'acqua, già che ci sei, visto che tu sei una studiosa proprio, perché no, nuoto e magari poter viaggiare e poter nuotare e anche Magari andare. in un futuro ci penserò, mi hai dato un bello spunto. Eh sì, adesso non era nei miei piani, però non si sa mai. Never say never. Allora, salutiamo Miss Italia Trentino Alto Adige, un bacio, agli Ciao. amici, ciao Sonia. Allora, il tuo rapporto col corpo com'è?
Allora, io soprattutto, diciamo che finché non sono diventata Miss Italia, per me non c'erano grandi problemi, nel senso mangiavo sempre quello che volevo, non mi facevo, anche perché facevo tanto sport, facevo sia nuoto sia palestra, quindi ero sempre attiva, per cui non mi sono mai preoccupata. Quando ho cominciato a viaggiare per Miss Italia, ovviamente non ho più fatto praticamente niente a livello sportivo perché non avevo fisicamente il tempo. E quindi lì ho cominciato a stare Tu non ti più. chiudevi 5 minuti, visto che tu sei una super sportiva in camera No, quando arrivavi? ci ho provato, ma ero talmente stanca che facevo magari un allenamento ogni tanto, andavo a correre qualche volta, però niente rispetto a quello che avrei dovuto fare. E quindi poi ho cominciato a stare più attenta, diciamo, a mangiare un po' meglio, mentre prima non mi importava. E soprattutto nell'ultimo periodo proprio ho cominciato a fare molta attenzione sia all'alimentazione sia all'allenamento. Quindi, per Ok. esempio, durante il lockdown qua in Italia, poteva essere un'occasione per smettere proprio di allenarsi, non potendo andare in palestra. Invece mi sono, diciamo, messa d'impegno, molte volte anche con fatica, perché quando sei a casa poi un po' la voglia ti passa, però mi sono sempre allenata. Quindi Brava. devo dire, ci sto attenta e cerco di fare quello che posso, ovviamente senza privarmi delle cose che più mi piacciono. In questa quarantena ho imparato a fare la pizza, io che non so cucinare Ecco, niente. infatti la domanda è, in quarantena che cosa, se hai fatto qualche tutorial, soprattutto che cosa hai imparato? Quindi a cucinare la pizza, poi? Ho fatto la pizza, ma pizza stile napoletano, che io adoro. Cioè, proprio Buona! adoro. E poi ho imparato a fare anche il tiramisù, che magari potrebbe essere semplice, ma io veramente con i fornelli prima, con la cucina, due mondi completamente diversi. Al massimo mi facevo le uova, ecco, però basta, si fermava lì. Quindi Andrea sarà super felice, da Ma ottimo Andrea è bravo a pugliese. cucinare, Andrea è bravo a cucinare, farà lui tranquillamente. Ah, ok. Quindi anche se sai, se hai imparato il tiramisù o comunque dici ok, fai tu o dici Sì, provo. però non potrò mangiare sempre tiramisù e pizza, altrimenti diventerà un po' un problema. In Trentino-Alto Adige si mangia molto bene, anche salutare, no? E io le volte che sono Sì. stata, sempre mi sono trovata molto, molto, molto bene. Ah, scusami, c'è Alice che ci saluta, ciao Alice. Scusami, c'è Sonia. Beh, io ti saluto Alice, c'è Sonia che ci saluta, ciao, che ti dice. Ciao Sonia, ciao. E quindi ho trovato sempre un ottimo, no, sport, alimentazione, anche perché Trentino-Alto Adige veramente offre tantissimo, cose naturali, buone, genuine, quindi insomma Sì, è è una proprio una. cucina molto semplice alla fine, però sana, come hai detto tu, e soprattutto, diciamo, rapportato all'ambiente che ti circonda. Magari vai a Sì. farti una camminata in un paesaggio in mezzo al bosco, vicino a un lago e ti rigeneri. Poi ti mangi un bel piatto, ad esempio, di polenta o qualcosa del genere, che da noi è È il must. piatto forte in qualsiasi stagione. Oppure ad agosto? Eh beh, se vai in un rifugio in alta quota ci Vai sta a di mangiare polenta. la polenta. Senti, a proposito di... No, no, ci piace la polenta sempre, io adoro assolutamente. Poi, Anch'io. insomma, è una cosa sana, nutriente, Anch'io, anch'io. basta non esagerare. Parlando di Trentino, no? E che tu ormai sei una figura che è diventata appunto importante per il Trentino, ma come figura turistica, proprio perché quest'estate le persone non sapranno dove andare magari, no? In vacanza, o sanno, però vorrebbero rimanere, tipo. La mia domanda è questa, io ancora sono un work in progress. Tu quale consiglio daresti alle persone che vorrebbero venire proprio dalle tue parti, Arlanc, proprio per conoscere meglio il Trentino o anche molto grande, molto vasto? Venite in Trentino perché? Perché secondo me è una regione dove, allora, una persona che non vive in Trentino, quando viene in Trentino si rigenera. Ha questo, per esempio, io vivo in un posto che è veramente piccolo, però ti dà Arlanca. una tranquillità che quando, per esempio, la gente viene nel nostro bed and breakfast,
va via che è proprio rigenerata, ricaricata, perché vai a dormire che senti semplicemente il rumore della natura, ti svegli col Aspetta. rumore del ruscello. Quindi, capito, sono tutti quei suoni, quelle emozioni che quando vivi la vita frenetica della città, perché inevitabilmente la vivi durante tutto l'anno, secondo me hai proprio bisogno di staccare. Poi, se ti piace la montagna, in Trentino Alto Adige ci sono posti bellissimi dove andare a camminare. Quindi guarda, secondo me un appassionato di natura, di montagna e di vita proprio slow, tranquilla, Con prezzi trova giusti? Con trova prezzi. nel Trentino Alto Adige il posto perfetto. Io Certo. ci vivo, quindi No, quando anche poi per... vado in vacanza vado un po' fuori, però poi ho tutti questi benefici qua a portata di mano. Anche perché venire da quelle parti e vedere pure una Miss Italia, hai fai il do, no? È un surplus, quindi. No, però è vero, la montagna rigenera tantissimo, anche devo dire, la cordialità che ho notato anche Trentino, quindi questo è molto, molto importante, perché puoi promuovere tantissimi posti, ma se non c'è le persone che fanno la comunità, che non C'è un'accoglienza sostiene. molto familiare, Sì. è questo. Assolutamente, Ti quindi questo. accolgono come se, cioè, tutte le persone in Trentino Alto Adige ti accolgono come se tu fossi parte della famiglia. E quindi questo può essere un motivo in più per cui tu ti senti anche coccolato andando in vacanza. Certo. Ma infatti una cosa che prima magari, non so, magari dopo Miss Italia, paesino, no? Io perché ho letto un'intervista tua mamma che diceva: ma non è che nel caso il paesino non ti stava stretto in alcune occasioni, non sentivi, ti andava di... perché tante ragazze venivano, no? da altre località, no? Torino, grande città. Ti è mai capitato di sentire Arlan stretto per te come ragazza, per il tuo lavoro, per come vita sociale, o non hai mai avuto, dici no, io sto bene qui? No, quando io ero un po' più piccola, quindi non avevo ancora compiuto 18 anni, non avevo ancora la patente e ero abbastanza, diciamo, legata a mio papà o a mia mamma che mi dovevano portare in giro, lì sì, lo sentivo un po' stretto, perché comunque nella fase adolescenziale, tu vuoi stare sempre con i tuoi amici, vuoi andare in giro, vuoi fare le cose che fanno i tuoi amici e magari vivendo qui sei un po' più, diciamo, costretto, tra virgolette, non hai tutte quelle libertà di dire, boh, ma adesso esco, mi vedo con i miei amici, perché i tuoi amici sono un po' più lontani. Però io devo dire, ho sempre avuto dei genitori molto disponibili da questo punto di vista, mi hanno sempre portato ovunque, dove volessi andare. Quindi, diciamo che la distanza che c'era e c'è tra Vallarsa e la città l'ho sentita, ma non poi così tanto, perché avevo la fortuna appunto di accorciarla grazie ai miei genitori. Certo, e poi c'era anche il fidanzatino che magari, no, era più grande, magari, no, Eh no, lui è la mia età. alla tua età. Allora niente. Allora, Andrea, quando ci sarà, perché tu sei arrivata, no, e vince Miss Italia, però tutti dicono: ah, Miss Italia poi dopo si lascia col fidanzato, tu sei l'eccezione che continua a sostenere, no? Ad avere il tuo, tu lo l'hai nelle interviste, l'hai detto, il tuo grande amore, perché tu sei un tipo geloso. Pochino. Pochino. Ma dopo gli esce questa gelosia? Perché ho visto nell'intervista che, caspiterina, che poi vi siete ripresi, lasciati, poi ripresi, però adesso, insomma, sono passati diversi tanti anni, un po' di anni, diciamo, e come sei riuscita in questi anni, anche dopo i vari impegni, che adesso ne parleremo, a controllare un po' questa gelosia. Ma allora, la gelosia diciamo che è stata un po' la ragione per cui quando eravamo molto più piccoli, ti parlo di quando avevo 13 anni, Mamma mia. ormai 11 anni fa, è stata la ragione per cui poi ci siamo allontanati, perché quando sei piccolo magari vedi delle cose, delle situazioni piccole e invece sono per te la fine del mondo. Poi andando avanti, rincontrandoci, diciamo che la gelosia c'è sempre un po', ma è una gelosia, diciamo, tra virgolette,
normale, normale, sana, cioè, quindi... c'è un po' di quel senso, ah ma cosa pensi di quello, ah ma chi è quella, però poi è una gelosia che si ferma lì, una gelosia normale, cioè penso che tutti siamo un po' gelosi, sì, sotto sotto, io sopra di quelle persone che lo fa anche vedere. Infatti dicono, Alice è una delle poche Miss Italia a non avere poco dopo mollato il fidanzato. È un miracolo. Grazie, Bove, e basta. Accidenti. Eh beh, insomma, non è facile. Anche in, se... in realtà io penso che dipenda un po' dai rapporti. Cioè, magari c'erano Miss che avevano appena conosciuto quel fidanzato, per cui poi, travolgendosi la vita, non lo ritenevano poi così fondamentale da dire devo continuare per forza una relazione, cioè una persona poi fa quello che si sente, se non vuole rimanere con un ragazzo non rimane con un ragazzo perché altrimenti viene additata come quella che lascia il fidanzato non appena vince. Io avevo un Certo. rapporto con Andrea molto profondo per cui diciamo è la mia spalla, per cui è andato oltre perché c'era un altro tipo di legame, però è anche questo qua uno stereotipo di Una strada, lasciare il certo. fidanzato che è un po' Sì, vecchio. anche se tu sei un po' appunto contro questi cliché, no? Sia fidanzato, sia la miss, quindi... Senti, adesso noi abbiamo almeno forse 15 minuti, 10 minuti. Facciamo un momento screenshot, lo fai tu? E così dopo vediamo se viene. Aspetta. Sì. Vai. Vai. Vai, È l'ho venuto. fatto. Allora, Sì. diciamo dei progetti, perché tu oltre dopo Miss Italia è vero che adesso devi finire i tuoi studi, però c'è una cosa che a te piace tanto, che tu hai detto condurre, e ti abbiamo vista infatti in un programma di moda e attualità su Rai Premium, People, ed avevo trovato molto 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 interessante. Chi non l'ha visto andate a vederlo perché ci sono ancora su Rai Play. E come ti sei trovata proprio con questa esperienza? Diciamo, hai condotto già avevi già condotto delle selezioni di Miss Italia a livello non regionale, però condurre, no, davanti allo schermo, no, alla televisione, com'è stato? Anche perché una delle cose che tu vorresti fare è continuare quello che hai dichiarato Allora, diversi anni fa. sì, inizialmente è stato, diciamo, un po' strano perché, sai, quando ho fatto il casting per poi arrivare a condurre People, il programma di cui parlavi prima, era la prima volta che alla fine facevo qualcosa da sola, quindi non avevo Miss Italia al mio Certo, fianco, certo, certo. e quindi ero un po' spaventata perché. A parte la conduzione di la presentazione di alcune selezioni, io non avevo avuto modo di cimentarmi nella conduzione. Quindi anche lì ho provato. Diciamo che la prima volta che mi sono rivista c'era il regista, i produttori, tutti felici e io invece Bene. dicevo no, 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 a me non piace, non possiamo mandare in onda questa cosa, assolutamente. E io ero quella che diceva di no e tutti gli altri dicevano ma perché no, invece sì. E quindi poi anche lì ho capito che devo farmi un po' meno devo essere un po' meno cattiva con me stessa, Sei un ecco. po' critica con te stessa, come mai questa critica, un po', no? Un po'. Non lo so. Non lo so, è molto. Anche perché avere un sì da parte degli addetti al lavoro non è facile, poi quando viene dal background di Miss Italia, quindi se avevi e hai in questo caso gli addetti al lavoro dalla tua parte, serena, goditele, viveti in maniera serena, Lo perché se ti so, danno l'ok loro, sei più serena e tranquilla, come è successo. però sai, era la mia prima esperienza, quindi volevo che fosse perfetto e molto autocritica, non vedevo la perfezione, no? Che anche loro mi hanno detto: ma non puoi pretendere di raggiungere la perfezione alla prima puntata. E infatti, Certo. poi andando avanti è andata sempre meglio, anche cioè, soprattutto secondo me, perché io comunque anche con People ho avuto modo di lavorare con delle persone, cioè, fantastiche che mi hanno messo a mio Sì. agio subito, mi hanno aiutato No, devo dire la a verità, imparare anche. molto brava e continua così. Vado un po' veloce, Alice, Vai. perché purtroppo il tempo sta finendo. No, molto brava e continua sicuramente dopo i tuoi studi, perché hai oltretutto una bella dialettica parlantina e poi, vabbè, il viso Grazie. top. E poi l'esperienza anche di Don Matteo, ecco, tra conduzione e attrice, secondo te quale
stata tra le due quelle che... conduzione. No, ma io non ho mai studiato recitazione, quindi non... Allora, è stata una bellissima esperienza, ma perché okay. mi trovavo a far parte di un cast comunque importantissimo. Certo. Cioè, quindi mi sono sentita onorata di essere parte di quel cast, però non lo so, non lo vedo molto nelle mie corde, non vedo molto nelle mie corde la recitazione, invece okay. la conduzione mi piace di più. E quindi conduttrice a cui... insomma, ti ispiri, che potrebbe, non so, una Maria De Filippi, una Barbara D'Urso, una Milly Carlucci, un'Antonella Clerici o nessuna? Ma in realtà non c'è. Allora, hai nominato tutti personaggi importantissimi e... Una Andrea De Lovu, della televisione italiana. Andrea De Lovu, giovanissima pure, insomma, nomino quello... Penso vorrei... È proprio questo, cioè io sono un po' fuori dagli schemi, non voglio... Non per arroganza, assolutamente, però voglio essere me stessa quando faccio, diciamo, quando ho un ruolo. Ed è per questo che non riesco a recitare, perché okay. tu devi interpretare il ruolo di qualcun altro. Io invece non sono capace. Io devo far vedere quello che sono io, perché comunque sono piena di, diciamo, caratteristiche particolari, cioè modi di parlare, tic, vedi certo. quanto gesticolo, no? Certo. E mi piace che arrivi questo poi di me. E la tua unicità. Non... Sì. Certo, certo. No, ma infatti tante delle nuove conduttrici hanno la loro unicità nel loro, e anche un team di autori, che è quello molto importante. Intanto ti dicono qua, aspetta, Ubaldo Bedetta, Alice, sei una ragazza bella, umile, intelligente, perfetta. Grazie. E è tutto una, è un team completo, perché poi è vero che uno ama essere davanti alle telecamere, però anche come uno riesce a tradurre, no, quello che scrivono gli autori e renderlo personale verso il pubblico, che non è una cosa semplice, si impara col tempo. E invece, parlando di Miss Italia, quali sono state le tue tre Miss Italia preferite? Tre, così, se ne hai, ovviamente, se no no. Allora, sì. Allora, sicuramente Giulia Arena. Anche lei vuole di conduttrice, vuole fare la conduttrice. Beh, lei è una grandissima, cioè una brava attrice in questo mm-hmm. momento. E poi mi è piaciuta tanto Alice Sabatini. Mm. E ovviamente Dani Mendez, anche se non ho avuto modo di seguirti quando... Io dico sempre... Figura, eri piccolina! No, però mi ha fatto piacere soprattutto il modo in cui ci siamo conosciute poi a Miss Italia. Ah, no? Sì? Io non ti avevo mai incontrata prima e neanche tu me, quindi sì, sei arrivata molto spontanea da me e mi hai lasciato un bel ricordo. E quando poi mi hai chiesto questa diretta, ecco. Insomma, mi ha fatto piacere anche confrontarmi con qualcuno che aveva fatto Miss Italia, aveva vinto Miss Italia, ma cioè più grande di me, quindi con un'esperienza diversa. Per cui... Grazie. Rimasta, ho un bel ricordo, ecco. Grazie. Meno male che ti do bei ricordi, sono finita. sei molto seguita, c'hai tanti follower, però quanto sei sui social? Quanto sei attiva sui social, su Instagram, su Facebook? Poco? Io pochissimo. Fai conto che questa qui è la prima diretta della mia vita. E vai! Sono con te! Ma vabbè, giuro, non avevo mai fatto una diretta, infatti non avevo idea di come si facesse partire. E, grazie. E in realtà ci sto poco sui social, perché comunque sono presa dallo studio e anche perché se non sto facendo magari delle cose un po' particolari, tipo questo inverno stavo facendo un programma per ecco, Rai Trentino. Parliamo dei progetti futuri, perché abbiamo ancora dei minuti, a parte lo studio, finire gli studi, cose in cantiere? Beh, in questo momento diciamo che il mio obiettivo è proprio quello di terminare, visto che mi mancano pochi esami, non vedo l'ora di terminare, prendere la laurea. E poi da lì ricominciare, diciamo, un nuovo capitolo della mia vita. E quindi penso che a partire da quel momento vedrò che cosa voglio fare veramente. Perché certo. in questo momento sto sia lavorando sia studiando, però mi divido. Poi certo. arriverà un punto in cui dovrò scegliere una strada. E se ti dovessero proporre un reality, non so, un Tale Quale, un Pechino Express, un Ballando con le Stelle,
lo faresti o diresti no, ma guarda, anche no? O dire... Non lo so, non ho mai pensato da fare un reality e non è una di quelle cose che, per cui morirei dalla voglia. Dipende, okay. Forse un Pechino Express sì, perché comunque hai l'opportunità di viaggiare, comunque fare esperienza. E... Però non lo so, non in lo questo sai. Momento non lo vedo come un progetto da realizzare, ecco. Certo, certo. Va bene, io ti ringrazio veramente di cuore, Alice, e... però... Ci hai detto, aspetta, quindi la priorità adesso è lo studio, noi ti facciamo in bocca al lupo, assolutamente, grazie, perché grazie. È importante. Tu trovi la concentrazione per studiare, come fai? Studi di giorno o la sera, come da? Riesci? Studio di giorno e la sera. La sera. A cipicchia. Sì, infatti non vedo l'ora di finire per questo. Senti, c'è Matteo e Andrea sarà felicissimo di questo. Alice, quando diventi single, sappi che sono disponibile, sono di Bessenello. Ai, 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 ai. Perché Bessenello è una località qua dove abito io in Trentino. Però mi spiace. Nada de nada, perché forse è l'amore della sua vita. Boh, prima gli studi, il lavoro e poi... Vedremo. Vedremo. Grazie di cuore veramente Alice e seguitela, mi raccomando. E ci vediamo presto, spero di... Da quando verrai da quelle parti, dal Trentino, o tu quando verrai qua negli Stati Uniti, magari... Ma magari! Ben volentieri! Però guardi volentieri, guarda! E sei la benvenuta, veramente, grazie di cuore. Sei una persona molto... Anche tu ti dici restia, ma sei molto generosa, quindi io grazie, leggo Danny, questo. Grazie a te. Saluta Irene, Silvano, Andrea 1, Andrea 2 e tutti i cittadini di Arlanca, che tutti quanti hanno detto che sono 14, però per me, numero 1, Alice Rachele Arlanca. Grazie. Grazie a te, Danny. Buona giornata. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao. Bellissima. Grazie Alice, grazie di cuore, e, bello, bello, sì, ho avuto modo, ecco, io continuo con una Miss proprio per quella possibilità di un pelino conoscere meglio le ragazze e anche quelle di nuova generazione, visto che i miei anni sono un po' passati, comunque, BB Arlanc, un bacio, mi raccomando andate se siete da quelle parti, uno ha chiesto prima, ma ci sarà, ma se vado lì, ci sarà, c'è anche Alice? Scrivetelo, magari lei mi può rispondere. Allora, domani appuntamento, Corona Miss continua. Grazie Veronica Babini, Mintica Danny, grazie Veronica. Con altre due ragazze e due Miss. Miss Italia 1993, Arianna Devi, alle 21:15. E alle 20:15, Elisa Rinalduzzi, che ha partecipato proprio nell'anno in cui ha vinto Alice Arlanca. Quindi mi raccomando, vi aspetto a domani. Ciao Danny, novità del concorso di quest'anno? Sì, sì, ho delle novità, ve le dico domani. Seguite, mi raccomando, domani Corona Miss. Un bacio e buona domenica.